La bolletta dell'energia elettrica è sempre più cara? Vuoi una soluzione per autoprodurre l'energia elettrica per il tuo fabbisogno? Tutto questo oggi è possibile. Come? Grazie agli incentivi statali è possibile, senza spendere un euro, realizzare un discreto guadagno rispettando l'ambiente. Basta avere un tetto o qualsiasi spazio dove abitualmente batte il sole, preferibilmente tra sud-ovest e sud-est per poter installare un impianto fotovoltaico e usufruire degli incentivi statali previsti dal nuovo conto energia. Infatti, un impianto fotovoltaico può farvi diventare dei veri e propri produttori di corrente elettrica, sfruttando l'energia solare. E quando la luce del sole non è disponibile, come ad esempio la sera? Semplice, gli impianti attuali si definiscono grid connected cioè connessi direttamente alla rete. Durante il giorno, quando c'è luce, immetterete nella rete l'energia prodotta e nelle ore di buio la preleverete per il vostro fabbisogno. L'energia prodotta e quindi l'energia immessa nella rete viene conteggiata grazie ad un apposito contatore, l'inverter. Alla fine dell'anno si fa un bilancio fra l'energia che avrete prodotto e ceduto e quella che avrete prelevato. Se sarete in attivo, l'energia in surplus vi verrà accumulata e potrete consumarla liberamente nell'arco di vent'anni. Se invece sarete in passivo, pagherete esclusivamente la differenza in kilowattora tra l'energia che avrete prodotto e quella che invece avrete consumato. La legge permette anche di vendere l'energia in surplus, ma a conti fatti per gli impianti ad uso residenziale non è molto conveniente. Per poter valutare se l'installazione di un impianto è conveniente, sarebbe importante capire sia il corrispettivo contributo in conto energia che ci verrà erogato dallo Stato, ma questo lo vediamo subito dopo, che quanta corrente in media produce un impianto fotovoltaico. E poiché la resa dell'impianto è legata esclusivamente alla quantità di luce irradiata durante l'anno, se sapessimo questo dato il calcolo sarebbe presto fatto. Ma come si fa? Grazie all'ENEA, Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, abbiamo mappe dettagliate che riportano valori medi mensili da circa 10 anni della radiazione solare giornaliera per oltre 2.000 comuni italiani. Sulla base di questi dati statistici siamo in grado di calcolare la produzione annua media dei singoli impianti fotovoltaici. Sappiamo, per esempio, che per le regioni del sud, dove il sole irradia più fortemente, un impianto da 1 kW di picco produrrà circa 1400 kWh tutti gli anni e così l'impianto da 3 kW di picco ne produrrà circa 4200 e così via. Il nuovo Conto Energia, entrato in vigore con il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, prevede che lo Stato incentivi non tanto le installazioni, ma la produzione di energia elettrica per vent'anni, privilegiando gli impianti più piccoli e quelli architettonicamente meglio integrati. Ma perché lo Stato ci offre gli incentivi? poiché la comunità europea ha imposto all'Italia l'obiettivo di raggiungere 1200 MW di installazione di impianti fotovoltaici entro il 2012, al fine di contribuire ad abbattere le emissioni di anidride carbonica, così come previsto dal protocollo di Kyoto. Per far questo ha previsto tre livelli di incentivo a seconda se l'impianto si integra sul tetto, sostituendo la copertura originale ed in questo caso lo Stato, per un impianto fino a 3 kW di picco, riconosce 48 centesimi di euro per ogni kWh prodotto, circa 2.000 euro l'anno. Oppure è appoggiato sul tetto in maniera complanare. Si definisce cioè parzialmente integrato e lo Stato riconoscerà circa 43,2 centesimi di euro per ogni kWh prodotto, circa 1800 euro all'anno. Infine, se viene posizionato a terra, lo Stato prevederà un contributo di 39,2 centesimi di euro per ogni kWh prodotto, circa 1630 euro all'anno. È prevista una maggiorazione sull'incentivo del 5% qualora abbiate un vecchio tetto in eternit da smaltire e lo sostituirete con l'installazione di un impianto fotovoltaico. Facciamo adesso un esempio pratico al fine di capire meglio quanto costa un impianto e quanto produrrà in termini di energia e di guadagno. Mi trovo in provincia di Bari e poniamo il caso che abbia già un tetto e che quindi monterò i pannelli fotovoltaici sopra le tegole. In questo caso l'impianto si definisce di tipo semi-integrato o parzialmente integrato. L'impianto che andrò a realizzare sarà di 3 kW di picco e mi costerà, comprendendo moduli fotovoltaici con IVA al 10%, oneri di progettazione, inverter, installazione, cablaggio e accessori, circa 16.000-18.000 euro. Questo prezzo potrà ancora oscillare in base alla qualità e alla marca dei moduli fotovoltaici e dell'inverter. Ma allora, bisogna anticipare questa somma? Non è detto. Ci sono diversi istituti bancari e finanziari che anticipano tale somma con dei mutui fatti ad hoc e cominciano ad addebitare la rata solo quando l'impianto è entrato in funzione e comincia a farci fruttare dei soldi attraverso gli incentivi. Ma riprendiamo il nostro esempio. Abbiamo detto che il costo tutto compreso chiavi in mano per un impianto da 3 kW è di circa 16-18 mila euro. Prendiamo come dato per il nostro esempio il costo di 18.000 euro, sapendo che l'incentivo che ci riconosce lo Stato è di 43,2 centesimi di euro per ogni kilowattora prodotto, per un impianto di tipo parzialmente integrato e che l'irradiazione solare, grazie alle mappe dell'ENEA, nel mio comune è in media di circa 4.200 kilowattora l'anno. Quindi, 4.200 moltiplicato 43,2 centesimi, che è l'incentivo statale per kilowattora prodotto, avrò un totale di 1.814 euro guadagnati solo dal conto energia. A questa somma devo aggiungere ancora 4.200 moltiplicato 19 centesimi, che è il costo dell'attuale energia per kilowattora. Avrò un totale di 798 euro risparmiati in bolletta. Ora, 1814 più 798 uguale 2612 euro guadagnati in un solo anno. Questa somma va moltiplicata per i 20 anni previsti dal conto energia. Quindi 2612 euro per 20 anni avremo un totale di 52.240 euro a fronte di una spesa di 18.000 euro. Il guadagno quindi nei 20 anni sarà di circa 52.000 euro meno il costo dell'impianto di 18.000 euro. Avrò un utile di circa 34.000 euro. Nel caso in cui io abbia usufruito di un mutuo per il pagamento dell'impianto, dovrò sottrarre dal mio utile e quindi dai 34.000 euro gli interessi che dovrò rimborsare all'istituto di credito che mi ha finanziato l'importo. Dopo i 20 anni. Il conto energia cessa di incentivare la nostra produzione energetica, ma l'impianto resta ancora in funzione. E sebbene sia previsto un leggero calo fisiologico nella resa di conversione, l'impianto continuerà a produrre energia gratis, facendoci risparmiare per tanti anni a venire. Allora, cosa aspetti? Se sei interessato, bisogna affrettarsi sia perché al raggiungimento dei 1200 MW di installazione gli incentivi statali cesseranno di esistere, sia perché, di anno in anno, tali incentivi verranno diminuiti del 2%. Per ulteriori informazioni, puoi collegarti al sito www.eosolar.it. Dal quale potrai contattare i nostri tecnici per ricevere maggiori dettagli e una prima consulenza. Oppure consulta il sito www.gse.it del gestore dei servizi elettrici, che è l'organo con cui si stipulano i contratti di incentivazione ventennali. EoSolar Impianti SRL opera da circa tre anni sul mercato italiano, con la missione di rispondere alla domanda di energia alternativa sempre più in crescita. I nostri servizi rappresentano una concreta risposta ai fabbisogni energetici dei nostri clienti, garantendo il massimo profitto tra risparmio ed efficienza energetica attraverso soluzioni del tutto personalizzate. Le soluzioni chiave in mano per la produzione di energia da fonti rinnovabili proposte e per le quali offriamo consulenza sono «Progettazione ed installazione sistemi fotovoltaici da 1 MW», Progettazione ed installazione sistemi fotovoltaici ad uso privato residenziale e commerciale, progettazione ed installazione solare termico, progettazione ed installazione impianti eolici e mini eolici. La crescita e lo sviluppo del settore in cui operiamo rappresenta sicuramente un miglioramento della vita sul nostro pianeta.